che tra l'altro il Vavo è bravino anche come fonico, a parte che registra a 48.000 invece che 44.100, cioè lo no, ah no, è vero, sì, ma sì, va bene. Infatti Rabelli, okay, quando era lì che lavorava, guarda le tracce e fa, le ha registrate il Vavo queste. Faccio sì e si vede. Che bastardo! Quando Marco Giulia qui dopo quinto esatto avrà imparato che la frequenza è 44.100 e non 48.000. No, non so. No, no, aspetta, no, scusa, al contrario. No, li hai registrati in stereo invece che va bene. Ascolta, ascolta, è venifo bene. Sì, è allora. Perché questo dirà bene. Certo. Poi arriva Rota e canta la sua canzone nella porta. Metà caga mia, no, stavo cercando Teo Roncalli. Dove cazzo è andato? È andato a vomitare da fuori prima. Teo Roncalli, va bene, arriva Rota, canta la sua cosa e a un certo punto ci dice sì, però ragazzi, a me piace fare queste cose, però posso farvi sentire cosa faccio io di solito? No. E noi e io e lui per dire immaginato alla cinema. E lui si mette al pianoforte, perché il Vava ha uno splendido pianoforte di quelli lì con dentro le caramelle. Che bastardo figa stasera! E attacca. Oh! Stai dietro un attimo, che sennò te ne piedi. Stavate per caso parlando di me? Stavamo parlando di lui. E lui, come nulla. Adesso, però, non devi usare il microfono. Perché? No, col microfono su buone. No, sì, sì, è una bella busta. C'hai il microfono, dammi il microfono. Alberto, provi un attimo a fargli fare una cosetta del suo genere. Allora, ha fatto una roba, ma giù basso di volume, perché lo voglio sentire. Ha fatto una roba che a un certo punto io e il Vava ci ha schiacciato contro la parete. Il Vava ha tirato giù un porcone irriportabile. È Pasqua, figa. Voi non avete idea. Voi non avete idea della potenza di questo. Ho preso. Vuoi il microfono? Ti senti più sicuro? No, no, dai, no. Dai, una bozza. Quando i timpani ti vanno in protezione, che senti che fanno
Ma ti ricordi che gli ho offerto le mandorle? Sono state le mandorle. Ma non lo so. E lui in quell'occasione, Alberto Motta, mi confidò di voler togliersi un piccolo sfizio. Per togliersi questo sfizio a dovere, però, noi abbiamo bisogno di un'altra persona. Abbiamo bisogno di Stefano e Guidone Oroni. Eccolo. Ah, è quella. Sì. C'è anche lui. Ma se vuol fare un po' di cibo. No, l'ho obbligato io, anche perché io non la so neanche io, quindi non la so. Io credetemi. C'è stata una persona che una volta mi ha detto: suonare con più di una batteria è una cosa inutile. Sarà anche una cosa inutile, ma il Pepe Raduno del 2015 ha dimostrato il contrario. Allora erano tre con due bassi. Se i batteristi sono bravi e non fanno cose che non devono fare, se i batteristi sanno ascoltarsi uno con l'altro, magari a voi non arriverà il senso di due batterie, ma la vista di due batterie che rondellano, io vi assicuro che a livello visivo, perché non ci sono solo le orecchie, ci sono anche gli occhi, è una cosa fantastica. E Alberto Rotta, che fa tutt'altro nella vita, mi fa: voglio cantare i burrini. The Chestnuts, Thomas Chestnuts, ladies and gentlemen. Let's fucking do it.
chiama? Allora? Ma che ti fai la lirica, però? Ma sprofa, figa. Giusto? Questo che deve venire infarto, figa. Te porta anche il defibrillatore, sì. Ma... Voglio ringraziare tutti.